Ciao a tutti, sono qui con Massimiliano Gualdi, attivista romano del Movimento 5 Stelle e membro dell'Osservatorio Nazionale per i diritti LGBT. Vorremmo raccontarvi cosa è successo ieri in Commissione Giustizia, qualcosa che noi riteniamo scandaloso. Infatti è stato liquidato un testo di legge sull'omofobia che definire incompleto è un eufemismo. Si tratta infatti di un testo monco, dimezzato, frutto del compromesso al ribasso fra PD e PDL che noi consideriamo inaccettabile. Il testo che verrà discusso prossimamente in aula, infatti, non prevede alcuni punti che per noi sono fondamentali. Prima di tutto mancano del tutto le definizioni di omofobia e di transfobia o quelle di orientamento sessuale e di identità di genere che noi avevamo proposto all'inizio e essendo quindi così generica la legge è difficilmente applicabile per il principio della tassatività. In secondo luogo manca l'aspetto dell'aggravante e questo è molto grave perché l'aggravante è prevista per tutti i reati di discriminazione, quindi di fatto la minoranza omosessuale e transessuale è una minoranza diversa dalle altre. E infine manca l'aspetto per noi importante relativo alla rieducazione, quindi alla possibilità per il giudice di disporre un periodo di attività non retribuita presso le associazioni per chi si macchia del reato motivato da omofobia e da transfobia. Per tutti questi motivi noi ci siamo astenuti in commissione e abbiamo dichiarato a chiare lettere che questo testo non porta né la firma né il consenso del Movimento 5 Stelle e ci batteremo in aula perché venga approvato un vero testo di legge contro l'omofobia e la transfobia e perché finalmente l'Italia diventi un paese civile in cui vengano tutelati i diritti di tutti. Oggi vi voglio parlare con il cuore, ma non come con il cuore di un attivista del Movimento 5 Stelle, ma come il cuore di una persona omosessuale. Io sono fra quelle persone che devono ricevere questi diritti sacrosanti, diritti universali, che sono ora usati come merce di scambio. Siamo stufi di dover essere sempre una merce. I diritti non possono essere una merce in cambio di qualcos'altro. I diritti sono universali, sono trasversali, vanno estesi. In Italia abbiamo bisogno di maggior diritti tutti quanti, gli omosessuali, i disabili, i lavoratori, le donne, perché questo significa far diventare una civiltà, una società migliore. Siamo veramente stufi di sentire gente che ai Pride ci promette chissà che cosa per poi entrare dentro a questi palazzi e dimenticarsi di tutto oppure di usare leggi monche. Vogliamo una legge vera soprattutto contro questa piaga tremenda che è l'omofobia che ogni mese miete vittime. Io sono fiero di vivere in questo paese e vorrò esserlo ancora di più dopo che una legge contro l'omofobia verrà approvata. Chiedo alla comunità LGBT di attivarsi, di far sentire la sua voce, perché questo è il momento in cui tutti quanti uniti possiamo dire dateci i nostri diritti e poter essere un giorno veramente in modo sereno e tranquillo a passeggiare con il mio compagno a Via del Corso, mano nella mano e non essere osservato oppure etichettato come uno schifo. Vogliamo un'Italia migliore, vogliamo essere persone migliori. Uniti possiamo fare tutto questo ora.